Più o meno ci siamo. La roba dove io ci ho segnato tutte quelle info su Beppe, dove? Bellissimo. Dossier su Beppe. Dossier realizzato da Emilia Barbu, che provenendo da un paese comunista è altamente esperta di spionaggio. Infotecniche sulla serata. Punto primo, capito? Ogni tanto fa così. Punto primo c'è la birra, gentilmente fornita dagli amici del birrificio La Gramigna. Quindi, insomma, penso che la serata sarà lunga e gustate i loro meravigliosi prodotti spillati direttamente in piazza. Seconda info tecnica, più o meno svolgimento della serata, che sarà il seguente. Ora presenteremo brevemente il progetto Becoming X, così i ragazzi si mettono al lavoro. E successivamente chiacchieriamo con Beppe finché ci abbiamo voglia. Io, Emilia e chi di voi vorrà, come sempre, in maniera orizzontale e divertente, e verticale, diagonale anche, se volete. Terza fase, niente, c'è la musica dei nostri amici Saro, Sciurio e Baro all'infinito. Per come abbiamo montato Stambaradan, quindi io penso che possiamo andare avanti tipo fino alle 6, perché veramente tale è stata la fatica che finché ci avete voglia fate quello che volete, non sarò io a fermarvi. E quindi niente, birra, musica e ovviamente questo anche per permettere ai ragazzi che disegnano di portare a termine il loro lavoro. A tal proposito, ovviamente chiamerei qui Daniele con me come portavoce di questo bellissimo progetto, che ovviamente andrà a spiegare lui. Io ovviamente spiegherò innanzitutto perché è stato interessante coinvolgerli e poi magari dopo di lui spiegherò qual è insomma la sfida che li attende stasera, che è secondo me molto interessante. No, lo sanno, l'hanno capito, però lo spieghiamo alla gente, se no a chi non lo sa. Niente, è una serata sul disegno, sull'illustrazione, con uno dei ovviamente principali esponenti italiani e non solo di questa arte. E conseguentemente abbiamo coinvolto questi ragazzi che fanno un lavoro molto bello, cioè disegnano dal vivo in vari contesti e su vari temi pensati di volta in volta per l'occasione. Su vari supporti, chiaramente, ho visto pannelli, cose di vario tipo. Questa sera, nello specifico, quello che siamo andati a fare è cercare di creare un doppio collegamento, uno con l'edicola, ovvero siamo in edicola, facciamo questo lavoro qua di diffusione sul territorio di riviste, periodici molto particolari. Quindi sono andato dal rilegatore che ancora mi sta maledicendo e gli ho chiesto se praticamente ci faceva dei facsimili di riviste realmente presenti in edicola, che ovviamente ha rifatto esattamente uguali a livello proprio di formato, quindi misure, numero di pagina e quindi altezza. Sono dei facsimili veramente in scala reale. Non chiaramente, l'unica variazione sul tema è la carta, che è per tutti gli stessi, perché se no mi malediceva ancora di più e soprattutto non lo faceva. È una carta usomano da 300 grammi per la copertina, 120 grammi dentro, per cui si andranno a creare dei veri e propri blocchi d'artista quando tutto questo sarà finito. Io magari dopo dirò due parole sulle riviste su cui stasera, appunto, sulla cui riproduzione stasera li abbiamo sfidati. Prima cedo la parola a Daniele per appunto presentare un po' questo loro progetto. Grazie. Sì, come diceva Antonio, noi siamo un collettivo di disegnatori, ma non soltanto, disegnatori, designer, fumettisti, DJ, e cerchiamo di portare in giro nel territorio diversi progetti che leghino sia il disegno, l'illustrazione, che la musica.
Stasera, ecco, la sfida che ci ha posto Antonio era divertente, insomma, perché si tratta di illustrare delle copertine finte di riviste vere e quindi ci abbiamo tutti dei vincoli, insomma, da seguire. Addirittura Antonio si è speso anche per fare delle tracce tematiche per le copertine, che chi ha voglia, insomma, è facoltativo, ma sono belle tracce, quindi consiglio a voi di seguirle qualcuno. E niente. Siamo abbastanza attivi, ultimamente ci siamo costituiti in associazione, saremo domenica weekend a Foligno per disegnare shopper, per dire, e il 28 avremo un evento invece di multimediale, quindi sulla, speriamo, Luci, sulla facciata della chiesa di Monteluce. Dovrebbe essere una cosa molto interessante, anche lì è praticamente un cartone animato dal vivo, sonorizzato sempre dal vivo. Io vi cederei la parola, vi invito a seguirci. Per il momento abbiamo anche un sito che stiamo mettendo a posto sui nostri canali social, Becoming X, e ridare la parola a Antonio, così spiega un attimo le cinque tracce, le cinque riviste che ha pensato, insomma, che ha pensato di prendere e sulle quali sfidare, i disegnatori. Grazie, caro. Allora, vabbè, io ieri sera, essendo ubriaco come spesso accade, praticamente mi sono divertito. Vabbè, riviste, innanzitutto si parte appunto da riviste reali, quindi magari chiedo la collaborazione via via che le diciamo di chi ce l'ha sui tavoli di issarle al cielo come trofei. Partendo da Victory Journal, che è quella grossa, però quella reale, no? Quella bianca. Perfetto. Tutte riviste presenti in edicola, questo non per pubblicità, ma perché è carino proprio il fatto che siamo partiti da cose reali. Quella, per esempio, è una rivista molto bella, americana, su un formato direi che fra tutti è fra i più deliranti, nel senso che è oversize, che è anche parecchio particolare, cioè molto alta e piuttosto stretta rispetto a quanto è alta. È una pubblicazione praticamente che parla di sport non come statistiche, numeri e cose varie, ma sport come proprio il dramma sportivo. Su ogni rivista chiaramente c'è un tema che io ho proposto in questa mia ebbrezza e l'ho proposto secondo me non tanto come vincolo, quanto perché stasera con Beppe parleremo proprio di questo, cioè di fare illustrazione che significa anche e soprattutto dover in un qualche modo soddisfare una committenza, dover realizzare qualcosa di complesso e nello stesso tempo semplice, ma soprattutto doverlo fare in un breve tempo. E quindi, insomma, è un po' in questo gioco riproponiamo questa sfida. Va da sé che poi ognuno fa quello che gli pare, questo viene da sé. E vabbè, insomma, le storielle le leggo perché ne vado molto fiero. Allora, praticamente Victory Journal, in questo numero siamo ad agosto 2020. Alle Olimpiadi di Tokyo accade l'impensabile. Nella gara dei 100 metri piani femminili, un'atleta esordiente di anni 18, la dominicana Maria Dominguez, è protagonista di una prestazione che cambia la storia dello sport. Con il tempo fantascientifico di 9,55, non solo stravince la sua gara, ma polverizza il record maschile appartenente alla leggenda giamaicana ormai in pensione Usain Bolt, che commenta con signorilità: "Sapevo che prima o poi sarebbe successo, ma non potevo sognare di essere battuta da una donna. È bellissimo", insomma, rosicando chiaramente nel profondo. È la prima volta nella storia dell'atletica che una donna migliora il record mondiale di un uomo. Traccia 1, come al liceo. Traccia 2, Impossible to Print, che possa missare al cielo. È molto figa come formato perché è particolare, praticamente si apre in alto, non in largo, come fosse un album, un taccuino. C'è questa variazione sul tema che la rende particolare. E c'è una bellissima valletta anche rispetto ai. Vabbè, sono sempre scenari di utopici alcuni, distopici altri, ambientati in un futuro che io ieri sera stavo vivendo, non so per quale motivo. Impossible to Print praticamente connette storie di donne a tematiche tipo dello sviluppo, della sostenibilità e cose di questo tipo, dell'ambiente. Sono
Questa volta siamo nel 2050, ancora più in avanti, in un mondo ormai alla deriva, come è ovvio che sia nel 2050. Per ritrovare la speranza bisogna andare a largo del Pacifico, dove nell'arcipelago di Tuvalu, fra l'Australia e Hawaii, si trova l'isola delle donne. Esperienza nata 20 anni fa dall'iniziativa di un gruppo di 50 donne di tutti i continenti che hanno deciso di fondare una comunità interamente depurata dalla presenza maschile, per usare le loro parole. Così hanno occupato un'isola precedentemente disabitata dove, grazie agli sviluppi scientifici di cui sono custodi, queste donne riescono non solo a procreare e garantire la prosecuzione della specie, ma anche a far sì che nascano soltanto donne. In questa isola di natura tropicale, mare cristallino, ormai abitata da 1500 donne, perché erano partite in 50, sono diventate 1500, di tutte le età, si lavora equamente per procacciarsi il necessario a vivere, si prendono decisioni politiche attraverso assemblee sulla spiaggia e tutto il tempo che resta viene dedicato al ballo, principale occupazione di questo luogo assurdo e pur reale perché se ne parla nella rivista. Pleasure Garden, vabbè, la faccio breve, rivista di Jardin, siamo sempre nel ridente 2050, dove l'imminente catastrofe climatica praticamente ha costretto i governi d'Europa a una decisione clamorosa ed epocale. Per salvare il mondo, ormai quasi del tutto privo di ossigeno, l'Europa va interamente riforestata. Quindi che succede? Che praticamente i cittadini europei vengono parcheggiati in Canada, in Nord America, nell'attesa che appunto l'Europa torni ad essere il cuore verde del mondo, già che chiaramente nel 2050 l'Amazzonia è stata completamente distrutta ormai da 10 anni. E va bene, Foreign Sons basta, che è la più divertente, perché così rispecchia le mie idee. E è una rivista di cani, fra l'altro una delle più belle in assoluto che trovate in edicola, una rivista che connette il mondo dei cani al mondo della cultura, no? E dov'è la valletta che issa fuori? Bravissimo, bravissimo, Foreign Sons. E addio guinzaglio, addio. In un'Inghilterra delusa dalla politica tradizionale ha preso il potere ormai da mesi il movimento anarco-surrealista, che continua a far discutere con provvedimenti libertari che, secondo i detrattori di questo nuovo corso politico, minacciano di compromettere per sempre l'ordine sociale del paese. L'ultimo intervento di questo gruppo di scellerati, esatto, del regno, come li ha definiti sulle colonne del Guardian il cronista Albert Fisher, riguarda proprio il miglior amico dell'uomo. Assecondando la mobilitazione di un gruppo di attivisti che da anni lotta per l'abolizione dell'obbligo del guinzaglio, che priverebbe il cane della sua libertà di movimento e della sua gioia di vivere, in definitiva della sua dignità, il governo va addirittura oltre e vieta categoricamente e in ogni circostanza l'utilizzo di quello che da oggi è esplicitamente definito dalla legge un ignobile strumento coercitivo. La battaglia politica è appena cominciata, ma intanto Londra è letteralmente invasa dai cani. Si muovono spensierati, corrono, si rincorrono, sfuggono ai loro padroni, ma per gli anarchici, ricordiamolo, i padroni non esistono. Fine, torniamo in Italia con Extra Extra, rivista erotica olandese che... Ah, quella rivista è una figata, perché praticamente è una rivista erotica fatta con i soldi pubblici della municipalità di Rotterdam, quindi in realtà è una rivista che parla di sesso con soldi pubblici del comune. E proprio per questo l'ho portata in Italia, dove questa roba non potrebbe mai accadere, e siamo sempre nel 2020, anno che mi sta a cuore. E chiaramente per far fronte alla terribile crisi delle casse dello Stato, il governo italiano legalizza la prostituzione e promuove la creazione nelle principali città italiane di quartieri a luci rosse ispirate a quelli di Amsterdam e di altre città del nord Europa. Donne, uomini, transessuali, nelle nuove zone a luci rosse italiane ce n'è per tutti i gusti. Il punto d'arrivo di un lungo processo di emancipazione, secondo alcuni. Un insensato abominio, secondo altri. Il Papa chiama a raccolta i fedeli e tuona. Il mondo è ormai una nave in pieno naufragio. Una guerra secolare giunge oggi al suo culmine, il bene contro il male, la salvezza contro il peccato, il diavolo contro Dio. Ma intanto il Naviglio Grande di Milano è già quartiere a luci rosse. A Roma, Napoli e Torino è solo questione di giorni. Buon lavoro, ragazzi. Potete cominciare. Dossier su Beppe Giacobbe. Dossier l'ha scritto lei, chiaramente. C'avevo una bottiglietta d'acqua, dov'è finita? È quella o quella è la tua? No, è quella. No, perché tra un po' è lungo, tipo, se no...
sicuramente mi. Allora, dossier a parte, un po' una vera e un po' una cosa anche scherzosa. Come dicevo poco fa al bar, appunto con Beppe e con Riccardo, che rappresenta appunto la casa editrice Lazy Dog, di cui anche via via insomma parleremo nell'incontro. Io avevo fatto l'errore, insomma, di avere questo libro fin dall'inizio della storia della storia dell'edicola, ma di non leggerlo, perché uno a volte stupidamente dice, vabbè, un libro di illustrazioni, sono illustrazioni meravigliose, una più bella dell'altra, te ci soffermi, le spogli, le guardi, ma magari i testi non sempre sono così interessanti. E siccome, insomma, da un po' che via via, quando capita, mi capita di intervistare persone, dico che non sempre qualcuno che fa una cosa benissimo come disegnare è anche una persona con cui sia interessante parlare o della quale sia interessante ascoltare le riflessioni. Stasera sicuramente ci abbiamo una persona che rispecchia queste caratteristiche. Lo dico a incontro, non ho ancora cominciato, perché appunto avendo però abbiamo il dossier, mi conferma che ce n'è. È proprio per questo che l'abbiamo fatto redigere. Vabbè, ovviamente non mi soffermerò sulla vita o per certi versi la carriera di Beppe, che verrà fuori nel corso della serata qua e là, insomma. Giusto per dare due o tre riferimenti, nasci nel 53, non so se te lo ricordavi, a Milano. Subisce la tortura del liceo scientifico controvoglia, pur volendo fare il liceo artistico, poi finalmente va a Brera, dove chiaramente ha la possibilità di seguire quelle che sono le sue inclinazioni. Successivamente la formazione, insomma, continua a New York, che peraltro è una città che metto sul piatto perché, insomma, torna in vari discorsi sulla sua vita, poi insomma una faticosa ricerca dello stile che poi però quando lo trovi diventi insomma uno degli illustratori italiani più importanti, insomma più anche riconosciuti per quello che conta a livello mondiale, insomma premi, ok, una collaborazione lunghissima con RCS, quindi in particolare col Corriere della Sera, La Lettura e quant'altro. E insomma varie cose, vari riconoscimenti, premi, l'insegnamento, insomma eccetera eccetera, che sono due o tre coordinate. Il libro, diciamo, a cui stasera faremo per forza di cose riferimento, si chiama Visionary Dictionary, esce nel 2013 se non sbaglio, è un po' un libro antologico sulla sua produzione, insomma, dove vengono rimesse in gioco un sacco di illustrazioni realizzate con altre finalità, recuperate sotto forma nuova. Il Visionary Dictionary, vabbè, ce l'abbiamo là. Qualcuno prima o poi lo isserà al cielo. Issalo al cielo, perfetto. Da quel libro abbiamo tratto un po' il titolo di questo incontro, che è l'illustrazione come antidoto, che è una cosa che a me piace tantissimo, perché penso riporta una cosa che io appunto leggendo le varie cose che sono emerse in questa ricerca c'è, e quindi la vorrei mettere sul piatto fin da subito, una dimensione nel tuo lavoro quasi di sofferenza nella creazione, sofferenza ovviamente positiva, sofferenza diciamo catartica, no? E la frase insomma con cui abbiamo presentato l'evento dice appunto che l'illustratore è in una gabbia e l'illustrazione rappresenta la via d'uscita da quella gabbia. E che è un po' anche, penso, il discorso che si diceva prima in questa piccola e simpatica sfida che stiamo facendo con i ragazzi, no? C'è questa gabbia data da determinati obblighi che un illustratore rispetto ad altri artisti è tenuto a cui è tenuto a sottostare, e in questo quasi un potenziamento
della propria attività, insomma. Quindi volevo subito che entrassi un po' nel concetto vero della tua illustrazione, prendendo spunto da questo titolo dell'illustrazione come antidoto. Allora, grazie, intanto ringrazio e dico questo invito. Si sente, sì. Sono proprio felice di essere qui in questo bel luogo. Speriamo che non piova. Allora, la sofferenza è un bel argomento, perché nessuno vorrebbe soffrire. In realtà il processo creativo presuppone un percorso doloroso. Se non c'è dolore, non c'è passione per quello che stai facendo. Quindi per me è fondamentale, io lo dico anche agli studenti, io insegno all'ISIA Urbino: mettetevi nella testa che dovete soffrire. Non è sempre un piacere fare questo lavoro. Questo non vuol dire che voglio allontanare le persone da questo lavoro. È il lavoro più bello del mondo. Io non sapevo che avrei fatto questo lavoro, ma ancora oggi mi soffermo a volte a pensare: ma è incredibile che io, facendo dei disegnini, sia riuscito a guadagnarmi da vivere per così tanti anni. Ma ancora adesso penso che sia un miracolo, no? In realtà, sempre restando sul tema della sofferenza e del dolore, io ricordo che da giovanissimo studente del liceo, quando pensavo a me stesso nel futuro mondo del lavoro, non riuscivo a vedermi in quello che allora era uno degli obiettivi, cioè il posto di lavoro. Non era il lavoro in se stesso che interessava, ma interessava il posto di lavoro, ed era per me una cosa terribile. Anche perché io in realtà volevo fare qualche cosa che non mi faceva pensare di fare fatica, di lavorare. Poi io lavoro ore e ore, e anche ho lavorato tante volte di notte, di sabato e di domenica. Ma non ho mai sofferto per questo. L'unica sofferenza, sempre per restare nel tema e anche per chiuderlo, sta nel processo creativo. Perché sei in una gabbia. Sei nella gabbia che ti viene offerta dalla committenza. E devi cercare un modo semplice ma complesso nello stesso tempo per uscirne. Deve essere semplice, perché altrimenti non è divertente, ma è complesso perché non è mai facile. Quindi semplice non è facile. Non so se vuoi andare avanti tu. Io penso di aver detto abbastanza. No. Io arretro solo perché sennò ti faccio ostacolo col microfono. È cambiato qualcosa? Che sento che fischietta allegramente. No, adesso il dossier lo spiega Emilia, perché Emilia, proprio esperta di spionaggio, ha scavato nella tua infanzia. No, nella tua infanzia, no, diciamo nei tuoi inizi. E ha scoperto delle cose che adesso dirà. Parla la spia adesso. Meglio così? Si sente? Allora, con l'infanzia, raccontavi in alcune interviste che da bambino facevi questi sogni diurni in cui facevi appunto fluttuare nel vuoto gli oggetti della stanza. Poi che ci riesci? Ok. Che avevi anche questa passione per le mappe, per questa esplorazione, no, dal richiuso, no, dal monaco che disegna, che pensa alle cose, che si immagina questi confini dei altri mondi.
E infatti te lo volevo chiedere anche appunto perché hai detto che a volte ti sembra un miracolo che sei arrivato a questo punto. Come, dei disegnini. Come la senti questo? Come lo vedi questo viaggio tuo che infatti sembra di aver iniziato fin da piccolo, partendo anche col padre che appunto faceva il pittore della domenica, e anche con il fatto che vorrei collegare un po', che ho letto che il tuo primo lavoro importante è stato appunto di disegnare un dizionario medico, che mi sembra comunque molto interessante che adesso sei riarrivato ad un altro dizionario però tuo. Insomma, come lo vedi questo viaggio e come hai tracciato, no, la tua propria mappa come i primi esploratori? Guarda, è stato tutto molto casuale, ma molto lineare. Non c'era nessuna premeditazione, nessuna strategia. La passione per le mappe, che continua ancora oggi, ma mi aveva molto incuriosito, però questo ero già grande, la lettura di un libro su questo monaco che nel 400 disegnava queste mappe in base alle informazioni che riceveva dai viaggiatori che giravano il mondo. E io mi sono sempre chiesto come potesse fare a disegnare delle mappe che si avvicinano molto alla realtà, solo dalle descrizioni di questi viaggiatori che a loro volta dovevano essere geniali perché dovevano aver preso degli appunti di una precisione incredibile. Vabbè, questo è la passione per le mappe, anche la passione per le bandiere che sono la sintesi massima di sentimenti forti, sintesi semplicissima, ma che contiene dei sentimenti fortissimi. E questa continua accoppiamento di contrari è una cosa molto affascinante per me. Il fatto che la semplicità, che è quello che si cerca in un'immagine, non sia appunto facilità. Semplice non è facile, dicevo prima. Perché la semplicità, come diceva Brancusi, è la complessità risolta. Quindi la semplicità contiene tutta la complessità. Quando un'immagine è semplice, ma nello stesso tempo è molto forte, è perché contiene questa complessità, cioè ti fa pensare a tante cose. Ma per arrivare a quella semplicità, e qui si torna alla sofferenza, c'è tutto un passaggio doloroso, difficile arrivare a quella semplicità, perché devi togliere, un po' come lo scultore che scolpisce la pietra, no? Deve togliere invece che mettere. Passa Antonio. Dopo ci dirai alla fine, facendo gli esperimenti sonori di vario genere, e ci dirai alla fine se è più bello il Visionary Dictionary o il dizionario medico che hai illustrato agli inizi della tua carriera. È stato il primo lavoro proprio da giovanissimo studente, che ho fatto tutto con il rapidograph, un oggetto che oggi non c'è più nelle cartolerie, ma era uno degli strumenti più utilizzati per fare le illustrazioni al tratto quando non si stampava il colore, no? Quindi quando ti chiedevano un'illustrazione al tratto, tu la facevi o a penna o con rapidografi. Il rapidografo aveva la comodità che se tu dovevi fare tutta un'area
con dei puntini, riempirla con dei puntini, Pidocap ti faceva dei puntini tutti uguali, no? E io ho disegnato per quella enciclopedia un sacco di ossa e di muscoli praticamente, quindi dovevano essere dei disegni molto lineari, semplici, che dovevano descrivere nel migliore modo possibile qual è la realtà che nascondiamo dentro i nostri corpi. Non è stato un lavoro entusiasmante, è stata una catastrofe, lavorato di notte, chiamato amici ad aiutarmi, non mi ricordo quante centinaia di disegni dovevo fare, però era così, era entusiasmante il fatto che ci fosse qualcuno che ti cominciava a dare qualcosa da fare, no? Erano appunto i primi lavori. I primi lavori che sono serviti perché si sono fatti degli errori che sono serviti per capire come comportarsi in quel mondo che, vabbè, è un po' diverso oggi, ma in quegli anni c'erano gli editori erano abbastanza sonnolenti, mentre la pubblicità era molto molto attiva, e quindi si lavorava anche tantissimo appunto con le agenzie pubblicitarie, che però erano, a me è un lavoro che non è mai piaciuto perché sono pedanti, vogliono, cioè non lasciano la tua interpretazione, tu devi fare esattamente quello che vogliono loro e che però non ti sanno spiegare, quindi è veramente difficile. Alcuni sono riusciti proprio appunto a lavorare tantissimo per la pubblicità, io invece mi sono subito dedicato all'editoria perché sentivo che era più adatta alle mie caratteristiche. A me non piace assolutamente non poter dare una mia interpretazione. Quindi se dovevo illustrare la copertina di un libro o un racconto avevo una libertà autoriale che invece non avevo in pubblicità, dove ti richiedevano soltanto grandi doti tecniche ma, come dire, quasi poco cervello. Quindi io pensavo di avere un pochino di cervello, era assolutamente un'illusione anche quella, però ero convinto, quindi ho seguito quella strada. A chi va? Qui è tutto autogestito. Comunque c'è una cosa bella della tua, c'è una cosa più oltre che bella, anche una caratteristica, direi, principale della tua illustrazione, che forse anche quella che più di tutte ne costituisce, insomma, la bellezza e anche il successo, e che si evince proprio dal libro là, no? Cioè il libro là fondamentalmente che cosa fa? Contiene delle illustrazioni che tu hai fatto per delle questioni molto, molto specifiche, cioè nel senso che sono illustrazioni per lo più realizzate per il Corriere della Sera, quindi immagino che c'era la notizia e tu illustravi di conseguenza nel più dei casi, o viceversa, poi ci spiegherai anche appunto il rapporto fra testo e immagini. Non sempre c'è un testo, no, forse c'è anche solo un tema, perché anche il giornalista sta scrivendo mentre tu disegni. Questo, quando facevo la pagina dei commenti, adesso è una pagina che hanno chiuso, ma per una decina d'anni ho fatto la pagina dei commenti dove c'erano commenti politici, economici, eccetera. La notizia era un giorno per l'altro, quindi avevi 4-5 ore di tempo per farlo, il disegno, e anche il giornalista non aveva ancora scritto il pezzo, quindi mi veniva dato solo un tema. Poi quello che era bello, interessante, è che il testo e l'immagine si incontravano sul giornale, non si erano mai visti prima, e quindi è bello perché
non c'è più quella didascalismo tipico di certe illustrazioni che, letto un testo, lo ripetono con l'immagine. Infatti sei già andato praticamente all'ulteriore risposta, cioè fondamentalmente appunto non è un'illustrazione didascalica, non è un'illustrazione decorativa, è un'illustrazione che dal fatto specifico, comunque dal tema specifico, va in un qualche modo, se possiamo usare questa parola un po' impegnativa, all'universale, tanto che poi tu la rimetti in un dizionario dove tocchi grandi temi e l'illustrazione comunque funziona, non è più sul Corriere della Sera, è in un dizionario legato ad una parola, molto spesso anche parole impegnative, e va. Infatti un'altra cosa che si dice sul libro, che secondo me è molto interessante, che non c'è di mai la tentazione di riprodurre i caratteri somatici delle persone anche che illustri, cioè c'è questa tua tendenza sempre ad astrarre, o sbaglio? Tranne quando faccio un ritratto, perché sennò... certo, quando tu hai poche ore di tempo devi trovare una soluzione che prima di tutto soddisfi te stesso, dici ho fatto un buon lavoro, e poi sapendo qual è il committente. In questo caso, se restiamo nell'ambito di un grande giornale come il Corriere della Sera, è ovvio che ci sono dei paletti. Nessuno ti ha detto quali sono, però tu lo hai capito dopo un po' di tempo, no? A me è capitato pochissime volte che mi rifiutassero un'illustrazione. E quando è capitato con il Corriere, i temi erano o la mafia o il Papa e non me ne viene in mente nessun altro adesso, però forse c'era qualche cos'altro. Comunque questi due temi sono già abbastanza interessanti da prendere in considerazione. Cioè non si può superare un certo limite cioè io non posso fare un'illustrazione pulp per il Corriere, perché non è il posto giusto per farla. È questo il discorso che deve fare un illustratore, che generalmente viene chiamato per risolvere un problema, non per crearne un altro, se no non ti chiamano più, ovviamente. Quindi tu devi capire che cosa vogliono e nello stesso tempo devi cercare di salvare la tua dignità di autore, no? Cioè non puoi fare qualche cosa che non abbia la coerenza dentro la quale ti stai muovendo. Devi rispettarla e quindi trovare il punto di incontro tra queste due esigenze. L'esigenza del giornale e le esigenze tue di autore. Non è facile sempre, però bisogna tentarci, perché solo così si diventa autori, altrimenti si resta in una specie di limbo dove sei un esecutore di idee altrui. E vedevo che anche quando sempre nel libro c'erano, che poi sei andato un po' su questa parte, consigli anche, c'è una parte in cui dai, ovviamente sollecitato da una specifica domanda, dei consigli a giovani o aspiranti illustratori, e gli dici appunto è un servizio, non sei un autore, semmai lo puoi diventare dopo. Mi sembra questo un po' il concetto, oppure chiaramente c'è un qualcosa di innato, sicuramente sì, insomma. Come la vedi questo rapporto tra servizio e autorialità? Cioè in te quando è stato chiaro, insomma, che stavi facendo veramente qualcosa di più che offrire un servizio a un giornale? Quando finalmente ho preso il coraggio di non fare più quello che mi chiedevano, ma fare quello che mi richiedeva
che richiedevano le mie esigenze. Cioè non fare più l'illustrazione didascalica, perché tutti te la chiedono. Io, quando gli americani, per esempio, sono pedanti e didascalici in un modo veramente fastidioso. E io con loro oggi sto ancora, come dire, facendo una lotta che invece con l'editoria italiana ho già superato da qualche anno. Ma con gli americani questa cosa è difficilissima, vogliono sempre vedere almeno tre idee e alla fine scelgono sempre quella, quasi sempre quella che ti hanno dato loro, non la tua. Perché non riescono a fare molto bene, cioè non riescono tanto ad astrarsi dal tema. Forse perché pensano che i loro lettori siano stupidi. Io invece questo non lo credo affatto e penso fondamentalmente che, e questo dovrebbe essere anche il compito dei giornali, degli editori, di non abbassare mai il livello, ma di alzarlo sempre. Perché alzarlo in un modo, sempre restando nella leggerezza, come dire, senza pesi sul cuore, ma il livello va tenuto alto, perché altrimenti ci si abbruttisce sempre di più. È una sensazione che di questi tempi mi capita molto spesso di avere, leggendo i giornali. Mi riferisco al mondo politico. Ma non crediate che poi nel mondo reale, anche quello della produzione, non ci siano appunto tutte queste posizioni di difesa di certi valori che sono diventati inutili, oppure di non difesa totale di altri valori che invece sono fondamentali. Quindi per me l'illustrazione è comunque una forma di rispetto anche del mondo, quindi va assolutamente fatta con questa coscienza del rispetto. Nello stesso tempo io tutti i giorni mi trovo di fronte ad un problema da risolvere. E al contrario di quello che pensano probabilmente in tanti, le idee non ti vengono perché sei fortunato che ti cascano dal cielo, o perché siccome hai fatto quegli studi allora ti vengono quelle idee, o perché hai un metodo preciso, scientifico per trovarle. Spesso le idee vengono sbagliando. Bisogna lavorare tanto, e quindi di fatica se ne fa tanta, perché il cervello cresce, il cervello dell'uomo, con la ripetizione. Ripetere fa crescere. Guardate il musicista, se non studia 8-9 ore al giorno, un pianista non diventa un pianista. E studia 8-9 ore al giorno ripetendo sempre le stesse cose. Quindi il cervello cresce con la ripetizione. Anche questo è un concetto che forse non viene mai, no? Tutti vogliono tutto subito, ma il tutto subito non esiste. Quindi anche una carriera di illustratore si fa lavorando tantissimo. Vabbè, io te ne faccio infatti io te ne faccio un'altra, poi lascio tutto in mano a lei. No, ti volevo dire che una cosa che sicuramente ti sei riuscito a portare anche nella gabbia del Corriere della Sera e delle altre committenze è questo senso di mistero, di ambiguità, di inquietante che viene fuori, insomma, da tutte le tue illustrazioni, delle quali evidentemente è un'esigenza anche innata, insomma, non penso che tu lo produci volontariamente, viene fuori sempre, basti pensare alla copertina del libro. Poi è anche bello, ma anche si possono trovare i modi leggeri per scriverlo.
Ora ti passo il microfono, se no non si... Anzi, vai. No, dico, l'inquietante... Beh, intanto hai parlato di ambiguità e questo è interessante perché l'ambiguità delle immagini è un fatto. Cioè le immagini si possono leggere in diversi modi e la stessa immagine si può anche accostare a testi diversi, non è fatta solo per quel testo. Quindi la lettura dell'immagine è un fatto assolutamente personale, no? Tu hai un tuo modo di leggerlo, lei ha un suo modo di leggerlo, tutti hanno un modo di leggere. Però chi l'immagine la produce invece deve cercare di portare l'osservatore almeno a vedere una cosa che vuole fargli vedere. Poi l'osservatore può vederne anche tante altre e questo sta nella ricchezza dell'immagine, era quello che dicevamo prima, che la semplicità contiene la complessità. Quella complessità è tutto quello che un'immagine mi ferma e mi fa pensare. Pur nella sua semplicità, quella è la complessità che contiene, cioè quanto mi ferma. Quindi l'immagine cosa deve essere? Una trappola, qualcosa dentro la quale io resto calamitato, avvinghiato da qualcosa che cosa? Da qualcosa che è sbagliata, da un errore, qualcosa che il nostro cervello cerca di rimettere a posto. Noi leggiamo un'immagine, ma ci troviamo qualche cosa fuori posto. Quella cosa fuori posto è quello che ti fa pensare e che ti ferma. Questa è la trappola. È una trappola che può essere una trappola grafica, ma che può anche essere ricca di contenuto, di concetti. E dall'errore spesso si vengono fuori delle idee. Quindi rivalutazione dell'errore, non come un fallimento, ma come qualche cosa che ti porta su un altro territorio. Gli orientali l'hanno capito meglio degli occidentali. Infatti per loro il vuoto è pieno, per noi il vuoto è nulla. Occidentale, il nulla, il niente è una delle malattie nate nel secolo, nel Novecento, il nichilismo, no? Questo non credere più a niente. No, a lei. La spia ritorna. A proposito di quello che dicevi sulla lettura delle immagini, anche sulla trappola, so che in intervista hai detto proprio che i lettori siano i lettopi, che sembrano un po' in questo gioco con il gatto illustratore che li fa un po' girare. Però tornando sulla lettura, pensi che sia un bisogno di alfabetizzare il mondo per poter appunto interpretare meglio le immagini nel contesto in cui c'è questo contesto strafatto, soffocato, no, di tanti stimoli visuali in cui c'è un lettore possa trovarsi anche perso, sì, oppure anche ingannato, non lo so. Beh, ingannato no. Ingannato nel senso, magari non ingannato, però nel senso se c'è bisogno di questa educazione visuale non solo per gli artisti, non solo per quelli che fanno questo lavoro, per far sì che il mondo riesce a capire e a entrare magari in quelle trappole, però anche a pensare, no? Un po'. Di essere un po' educato, sì, di avere l'ABC, no? Di capire un'immagine. Sì. Sì, ma sai, questa esigenza nasce dal fatto che nel giornale c'è pochissimo tempo
per catturare il lettore, no? Immaginatevi voi che sfogliate un giornale. Quanti secondi state su una pagina prima di sfogliare e andare a quella successiva? Pochi. Per fermarvi, che cosa ci vuole? Ci vuole qualche cosa che vi colpisce. È lì la trappola, no? Bisogna, come entrare, colpire il sistema nervoso, che deve sentire come un pugno, cioè qualche cosa che lo colpisce, no? Che lo ferma. Anche vincere la ritrosia, perché le tratti sono la maggior parte, no? Che sfogliano così, leggono i titoli, poi leggono magari un articolo. Sì. E tu hai pochissimo tempo, quindi pochi secondi. Quei pochi secondi, se hai fatto un disegno che sottolinea un titolo, hai letto il titolo, il disegno passa così, no? Se invece quel disegno è in tensione con il titolo, tu leggi il titolo e vedi il disegno e qualcosa ti dice che non... quello è un modo per cambiare, pensare qualcosa che va oltre il testo o il titolo, e forse anche per spingerlo a leggere. Quindi anche sulle copertine dei libri, quanti libri si vendono per la copertina? Alcuni, come dire, sono bellissimi libri con bellissime copertine. Quindi la copertina fa vendere il libro, ma questo, adesso, con questo non voglio dire che il libro si vende solo per la copertina, ma la copertina è un veicolo importante. Che dire d'altro? Mi sembra di averti risposto. No, vabbè. Penso, dato che si è fatto buio, insomma, e che loro stanno facendo i disegni erotici, penso sia giunto il momento di chiederti questa informazione rispetto alla masturbazione. Cioè, praticamente, se è vera questa storia che si dice, insomma, che ti masturbi con la mano sinistra perché ti dà più la sensazione che non sia la tua. Allora, nel libro è meglio fare un cappello a questa, se no non si capisce. Nel libro, quando facemmo il libro con Riccardo e tutto, tra l'altro io prima volevo dire anche che tu mi dicevi che le illustrazioni erano servite per vari articoli. Non voglio non rispondere alla tua domanda, poi rispondo. che erano stati poi, è stato pubblicato in forma di dizionario, e quindi ci sono delle parole che si riferiscono ad ogni illustrazione, e questa è stata in realtà un'idea editoriale, quella che è un'idea editoriale del grafico che aveva in mano il progetto, che poi tutti abbiamo apprezzato e approvato. Non era mia l'idea del dizionario, è stata sul mio lavoro il grafico, che è Massimo Pitis, a un certo punto è arrivato, dopo varie approcci iniziali, è arrivato questa idea, e così abbiamo deciso che sarebbe diventato un dizionario. E l'ho trovata bellissima come idea, perché in realtà io lavoro con le parole chiave. È una cosa che non abbiamo detto prima, e poi invece ti rispondo alla domanda, è che le parole chiave sono comunque un mezzo che io uso
anche con gli studenti per affrontare un testo. Cioè quello che dico è sì, leggete il testo e poi dimenticatevelo e prendete soltanto, decidete qual è la parola chiave che può in qualche maniera sintetizzare quel testo, cioè quella sulla quale volete lavorare. Con questo sistema, così, che è una strategia per cercare, perché nessuno sa che cosa farà, no? Quando ricevi la commissione, non è che sai lì, non è che hai l'idea che ti viene così, devi trovare, cercare delle strade per arrivarci. E quindi una parola chiave può essere, come dire, appunto, la chiave per iniziare un percorso che poi ti porta ad un'idea finale. Allora, la questione della masturbazione era questa, che un grafico di New York, che è italiano e si è trasferito a New York anni fa, Matteo Bologna, era stato coinvolto nella redazione del libro. Gli era stato chiesto anche, lui ha messo anche il carattere, no? Cioè, il carattere di Matteo Bologna, quello che abbiamo usato per il libro, l'ha disegnato lui. E poi gli è stato chiesto di farmi un'intervista e lui molto astutamente, prima dell'intervista, si era assicurato che io avrei risposto a qualunque domanda lui mi avrebbe fatto. Io naturalmente ho detto così molto ingenuamente, ho detto ma certo ti rispondo a qualunque domanda. E lui così se ne viene fuori con questa domanda: ma è vero che se ti masturbi con la mano sinistra sembra che sia un'altra persona? E io quando ho letto questa domanda ho detto oddio, adesso devo rispondere. E ho risposto. E ho risposto perché mi sono attaccato ad una storia. Beh, intanto ho pensato questo. Vabbè, questa è... Siamo nella sfera della percezione. Quindi è una sfera che mi riguarda, no? Che ci riguarda. Quindi siamo nella sfera della percezione, ma io quali esperienze ho avuto, come dire, più estreme, e mi è venuto in mente qualcosa che poteva, come dire, abbassare il clima della domanda, che io avevo partecipato un po' di tempo prima a degli incontri con Alejandro Jodorowsky, che era venuto a Milano e faceva questi incontri con il pubblico ai quali ci si poteva iscrivere. Io ero andato, che ero curioso così di sentire. E siccome in quel periodo io non sognavo, non mi ricordavo più i sogni, a un certo punto, quando il pubblico poteva fare delle domande a Jodorowsky, si poteva proprio andare lì, sedersi davanti a lui e fargli queste domande. E io sono andato a chiedergli appunto consiglio. E lui intanto mi ha detto: beh, non farti le canne la sera e non bere vino. Vabbè. E poi da questa sera per 40 notti al buio e a occhi chiusi ti fai l'autoritratto. E io l'ho fatto. E questa esperienza di percezione al buio, richiamata dalla domanda del Bologna, io l'ho
scritta così nell'ICRA, perché adesso non mi ricordo, che tu che hai il dossier ti ricordi meglio di me. No. E quindi ho fatto questa cosa che poi un giorno o l'altro mi piacerebbe fare anche con gli studenti, quando se si riesce a organizzare, perché trovo che sia un'esperienza. Ma chi i disegnatori che ci sono anche qui stasera, vedo anche una mia ex studente. Io consiglio di farlo, è un'esperienza molto interessante. Ah no, dimenticavo di dire che però per 40 notti va bene, ma non dovete guardarlo il disegno. Dovete aspettare il quarantesimo giorno e poi guardarli tutti insieme. Se volete provare questa esperienza, ma anche se non sono 40, sono 30, va bene, dai. Facciamolo gli sconti. Comunque, ecco, non bisogna guardarlo. E poi tutti insieme li guardate, questi autoritratti, e vedrete delle cose pazzesche. Dossier, dai. Mi dispiace. Appunto sulla percezione, parole chiavi e tutto, cioè, hai descritto la tua arte in tre parole come bianco, rosso e nero. Poi c'è anche questo progetto tuo, disegni questa Bibbia, no? È vecchio, ok. Però se ci puoi spiegare un po' perché appunto queste tre parole, questi tre colori, come mai disegnare anche su questa Bibbia, che alla fine l'hai fatta sempre in queste tre colori? Il bianco, il rosso e il nero sono i colori primari nel vero senso della parola, cioè sono i colori del sangue, del carbone, quindi della combustione, del fuoco, e il bianco è il colore della carta, del gesso, e poi è il colore della purezza o del lutto, dipende dalle culture. Comunque il bianco e il nero sono il colore della carta e della penna. Sono colori fondamentali. Poi sono anche non colori, se vuoi, tranne il rosso. Quindi con questi tre colori puoi esprimere tutto, perché contengono una densità di una densità di pensiero, di concetti, di tradizioni, di storia, di antropologia. Nel bianco, nel rosso e nel nero c'è il massimo delle possibilità, senza dover ricorrere ai colori, no? Ai colori dello spettro cromatico. E poi sono anche dei colori facili da trovare. In qualunque situazione, un nero, anche se ti trovi su una spiaggia, non hai niente per disegnare, un pezzo di legno da bruciare per fare un carboncino lo trovi. Appunto, poi il carboncino è una delle basi del disegno accademico. Allora, questo è il bianco, il rosso e il nero. Poi volevi sapere la storia di queste cose che tu fai, che hai questi. Ah, la Bibbia. La Bibbia, niente, quella è una cosa, anche quella casuale, come tante che mi succedono, che ho trovato un giorno per terra. Era una Bibbia dei Testimoni di Geova, credo, perché però quei segni lì li ho cancellati, ho lasciato solo la Bibbia nuda e cruda, e ho iniziato a coprirla di bianco, di rosso e di nero, facendo delle cose a volte comprensibili, a volte no. È un po' come sono dei
pensieri sciolti, non hanno, non c'è premeditazione, c'è un po' di automatismo, e che è un modo per liberarsi anche dalle catene del testo che hai letto, delle cose che devi fare. A volte, non so, ci sono degli artisti un po' autistici che riescono meglio ad arrivare nella profondità dell'animo, no? Perché non sono tanto attenti. Cioè, se tu fissi la realtà in un modo rigido, no, non la devi guardare un po' più di traverso per riuscire a coglierne qualcosa, altrimenti non la cogli. E poi non c'è niente di... Le cose che vengono meglio lavorando sono quelle che fai quando non sai che cosa stai facendo. E con questa chiudo. Oppure se ce ne sono domande anche dal pubblico. Non tanto. Infatti, sì, che dicevi anche... nel mio dossier c'era anche questo, come dicevi anche te, sì, che comunque hai paragonato, no, il lavoro dell'illustratore come quello del musicista, che deve comunque lavorare, ripetere ogni giorno per andare avanti, e dicevi appunto che ti interessa questo aspetto del rumore e del suono, e che a volte anche ci riesci a fare le immagini suonare. Come lo fai? Beh, guarda, mi è capitato pochi giorni fa che mi chiedessero un disegno vecchio che non mi ricordavo più di aver fatto, e che quando l'ho visto ho detto: guarda, questo proprio fa rumore. Ed è un uomo, un insegnante girato di spalle, che scrive ABC sulla lavagna con il gesso. Voi sapete che il gesso sulla... E infatti l'uomo, mentre scrive, si sgretola. Suona perché sta facendo un gesto, e lui, per me è molto semplicemente questo, quando un'immagine suona perché ti ricorda un suono. Che vogliamo dire? Vediamo qui il dossier. Ulteriori spunti. Intanto, se c'è qualche questione che emerge anche dal pubblico o anche dagli illustratori del collettivo, siamo ovviamente ben contenti di, insomma, di cominciare a metterla sul piatto, insomma, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Altrimenti, che possiamo dire? Possiamo dire, dai, adesso mi piacciono molto i discorsi filosofici, siccome vedo un po' di ragazzi anche delle accademie, o comunque, insomma, gente che magari potrebbe anche bramare informazioni più pratiche. Una cosa che un'altra cosa, insomma, molto interessante è questo tuo rapporto tra analogico e digitale. Tu, per ovvi motivi, non sei un nativo digitale, però praticamente quando è arrivato il computer nel mondo dell'illustrazione l'hai abbracciato con un entusiasmo e con una maestria tanto da far sembrare che, non so, l'avessi inventato te, cioè non hai avuto quell'impaccio tipico di persone, no, in età ormai adulta che sono alle prese con una nuova invenzione. E quindi da un lato c'è questo aspetto, dall'altro c'è l'altro aspetto che, sia quando dai consigli ai giovani, sia quando parli di illustrazione in tutti i contesti in cui mi è capitato appunto di leggerti, dici: va bene, però
attenzione, perché se parte comunque dall'analogico, cioè non puoi essere un illustratore se non conosci perfettamente l'inchiostro, la carta, il pennino, l'acquerello. Molto semplicemente penso che tu con il computer puoi riprodurre o ricreare delle esperienze, delle percezioni che hai, no? Ma quelle esperienze che puoi ricreare le devi aver fatte realmente. Allora io dico, è meglio, cioè se tu prendi un chiodo e fai un graffito sul muro, è un'esperienza, mentre se ti metti davanti a un monitor non è una grande esperienza, no? Cioè l'esperienza avviene solo con la materia, e questo è il concetto fondamentale per me. Cioè se tu hai esperienze con la materia, ti fai un bagaglio. Ascolti il rumore del pennino sulla carta, e quel rumore lì è la resistenza che il pennino fa sulla carta. Cioè è qualcosa di molto, molto fisico e reale. E le esperienze fisiche sono qualcosa che tu memorizzi, mentre le puoi poi ricreare. Allora, io quando mi sono messo a lavorare al computer, non è che avevo lavorato per 20 anni usando tutte le tecniche possibili. Acquarello, insomma, quelle più classiche. Poi ho fatto l'Accademia di Belle Arti, quindi era l'Accademia di Brera negli anni in cui l'ho fatta io, che erano gli anni 70, era molto, molto tradizionale. Non è che, cioè, il massimo a cui si arrivava era il corso di serigrafia, che sembrava una cosa pazzesca che ci fosse il corso, perché c'era ancora, appunto, c'era il corso di incisione, di scultura, di pittura, di scenografia. Questo era quello che si faceva. Quando sono andato alla School of Visual Arts a New York era un altro mondo, completamente diverso. Oggi ci sono delle scuole, anche qui, molto, molto buone. Io ho l'orgoglio di insegnare a Lisia Urbino, che per me, per il fatto che è una scuola pubblica e non privata, è una cosa molto importante. È una cosa importante perché non sento, non ho il sospetto che ci sia sotto soltanto il business, ma come il sospetto che mi viene spesso con le scuole private. Non tutte le private sono così, però alcune scuole private, secondo me, non hanno la serietà, non faccio nomi e non voglio farli, non hanno la serietà di un istituto pubblico come l'ISIA, che forma veramente molto bene gli studenti, che sono veramente molto motivati, anche perché arrivano lì non per posteggiarsi, ma sono già motivati tantissimo, quindi vengono lì per lavorare e perché vogliono fare, e quindi bisogna rispettarli, bisogna proprio volergli bene. Non so, alcune scuole, adesso siamo entrati in questo discorso, ma lo chiudo subito, basta, chiudo. Ah, interessante, la cosa dell'insegnamento te la volevo chiedere, quindi secondo me è interessante, e poi se è troppo noiosa la possiamo anche trasformare in una domanda marzulliana. Cioè, la domanda marzulliana sarebbe se in questi tanti anni di insegnamento hai più insegnato o imparato? Ho imparato un sacco, ho imparato tantissimo, anche a voler bene, che era quello di cui parlavo prima.
ho imparato che con gli studenti si entra in contatto quando tu sei veramente lì per loro e non per te. E questo lo impari anche quello ripetendo, no? Tutte le cose si imparano ripetendo. E io dopo anni ho capito molto bene questa cosa. E difatti mi trovo bene di solito con gli studenti, e loro si trovano bene con me. Tanto che appunto io poi li sento anche anni dopo, mi chiamano, mi vogliono consigli. Anzi, una cosa che è successa ultimamente bellissima con ex studenti dell'ISIA che fanno stampano una rivista che si chiama Tatanka, che stampano in proprio, ed è un'esperienza che si sta sempre di più consolidando. E nell'ultimo numero mi hanno chiesto di fare la copertina, hanno sempre fatto tutto loro, no? E io l'ho trovata una cosa talmente bella che per me era come fare la copertina del New Yorker. Era la stessa cosa, cioè ci ho messo lo stesso, avevo lo stesso impegno, anzi il fatto che fossero gli studenti era ancora più importante, perché, come dire, vabbè, ma questi si vedono arrivare un lavoro così fatto di corsa, come dire, non si sentono rispettati. E invece io ho proprio sentito subito, intanto mi è piaciuta l'idea che loro avessero il coraggio di chiedermela, no? E poi proprio facendolo, lavorandoci, ho proprio capito che era molto molto importante per me la loro approvazione. Quindi gliene ho mandate 3, come chiedono gli americani. Gliene ho mandate 3 e loro erano emozionatissimi, mi hanno risposto siamo emozionati. E poi appunto hanno scelto una che era quella che più si sposava proprio il testo, il tema, in modo molto molto didascalico per me, però l'avevo fatta apposta perché ho detto una didascalica ci deve essere, perché sennò me la bocciano. E quindi no, è stato molto divertente, e è anche stata una lezione anche quella, perché è questo per dire appunto che si impara tanto anche fino appunto ad arrivare a capovolgere la situazione, no? Dove non sei più tu che decidi come fare la lezione oggi, ma niente, la lezione la fate voi. Beh, io prima di invitare nuovamente, chiaramente, se a eventuali interventi, no, volevo tornare un po' al libro, perché mi sembra interessante ovviamente sia parlarne, perché insomma siamo qui e questa serata l'abbiamo organizzata insomma insieme a Lazy Dog, e grazie anche a loro insomma che tu sei qua. E però c'è anche un aspetto metodologico secondo me interessante, oltre a elogiare il libro, che è un bellissimo libro, che è quello di un illustratore abituato tendenzialmente a illustrare nelle varie modalità, con testo, senza testo, con tema, ma comunque delle cose fatte da altri, che fa il proprio libro, chiaramente in stretto contatto, cioè attraverso un dialogo con la casa editrice. E quindi volevo capire come è nato questo libro, come è avvenuto un po' il dialogo con la casa editrice, e anche se sei soddisfatto del risultato, ma tanto mi dirai sicuro di sì, insomma, se no Riccardo non ti riporta a Milano. Quindi. Allora, guarda, intanto sì, hai fatto bene a ricordarmi che è anche e soprattutto per merito di Lazy Dog l'organizzazione di questa serata. Dunque, io
mi ricordo, se non mi ricordo male, che a un certo punto Lazy Dog, nella persona di Riccardo, mi chiamarono e mi dissero che avevano idea di fare un libro sul mio lavoro. E io sono caduto giù dalla sedia, perché era una proposta bellissima. Poi oltretutto io avevo già visto un libro loro che mi piaceva un sacco, quindi ho detto: caspita, una casa editrice che fa dei libri così belli, che vuole fare un libro sul mio lavoro, io non me l'aspettavo, quindi è stata una bellissima sorpresa. Sì, il libro che avevo già visto era quello di calligrafia di Barcellona. E niente, quindi è nato così. Poi io non mi sono quasi ho preparato tutto il materiale, ma il libro non l'ho fatto io. Il libro l'hanno fatto loro. Io l'ho, come dire, visto nascere, crescere, ho approvato, ho detto quello che pensavo quando mi veniva richiesto, ma in realtà io sentivo che tutte le volte che si deve fare qualcosa su di me, preferisco che lo facciano altri, perché è molto difficile fare un libro su se stessi, è pericolosissimo, rischi di finire, di cadere nel ripetitivo, nel vorticoso, non so, è sempre molto meglio essere letti da altri piuttosto che leggersi, no? Poi le mie letture me le faccio per conto mio in privato, non le pubblico, le letture di me stesso intendo, no? Mentre una lettura dall'esterno di esperti come chi ha curato questo libro è ancora di più un valore, no? Perché è un valore aggiunto al mio lavoro. Il mio lavoro era il materiale da trattare e da in qualche maniera anche decifrare, no? E questo è quello che ha fatto l'editore. Ultima possibilità, dopodiché Beppe se ne va, torna a casa, la vita torna a quella di prima. Se vuole mettersi a disegnare c'ha ampie possibilità. E no, veramente, se ci sono delle domande adesso è il momento di fare, dopo la terza volta non ve lo chiedo, anche perché io ho detto tutto, il dossier è terminato. Esatto, domande in privato gliene possiamo fare ancora. I libri di Lazy Dog sono là, insomma, per dare insomma anche un po' un'idea del lavoro della casa editrice, con cui noi peraltro è una di quelle con cui collaboriamo dal giorno zero della nascita dell'edicola, ed è ormai, lo dicevamo prima con Riccardo, già delle insegne in giro per Perugia. La seconda sempre con James insieme a Luca Barcellona, appunto sull'Italia insegna, e questa di stasera con Beppe ne seguiranno sicuramente altre, insomma almeno una l'anno ci siamo dati l'impegno di farla insieme, perché insomma ci piace, ci soddisfa molto questa collaborazione, e lo dico non come cosa di cortesia ma perché è reale, anche perché Edicola 518 non collabora con nessuno per cortesia, nel senso che non ce ne frega niente, siamo liberi da ogni vincolo e collaboriamo solo con chi ci piace lavorare. Detto ciò, se non emerge altro, io vi ricordo un po' come funziona la situazione, ovvero che la serata non finisce, nel senso che loro vedo che ancora